Ciao ragazzi. Sì, allora buonasera a tutti. Questo incontro lo facciamo subito dopo gli interventi dei nostri portavoce delle commissioni per fare una chiusura su un discorso sui media e il digital divide. In pratica noi facciamo una trasmissione web che fa su un sito che si chiama hrnlive.it. È capitato recentemente appunto di sentire Giulietto Chiesa che chiedeva al Movimento 5 Stelle di fare comunità insieme, soprattutto sul campo dell'informazione. Abbiamo sentito il desiderio di confrontarci e anche di sentire, appunto, qui c'è anche Massimo Mazzucco che è del sito luogocomune.net per parlare appunto dei media, dell'informazione generalista, ma soprattutto invece del digital divide, cioè di noi che siamo la comunità anche del web, che si informa, che cerca le fonti e che cerca di farsi una sua idea di cittadinanza digitale. Quindi io inizierei questo incontro semplicemente con un giro di interventi, giusto per rinfrescarci la memoria su cosa è il digital divide, e poi su questo parliamo degli esempi in Italia e sulla comunicazione, sull'informazione che arriva, sugli eventi che stanno succedendo nel mondo, e quindi su questa differenza che abbiamo tra l'informazione che ci viene data dalle televisioni, dai giornali, e la vera informazione che possiamo andare a cercarci noi, a fare le nostre valutazioni quando siamo invece informati dalla rete. Allora, prima volevo chiedere a Massimo Mazzucco che cos'è il digital divide e in Italia il digital divide, insomma, come si rappresenta. Buonasera a tutti. Per chi non lo sapesse, velocemente, io sono il rompiscatole che ha fatto un paio di film sull'11 settembre e facendo proprio quei film, un altro di questi film l'ha fatto Giulietto Chiesa, intitolato Zero. Facendo questi film ci siamo resi conto immediatamente, mettendoli in rete, proprio della divisione. Avvicino? Ok. Facendo questi film ci siamo resi conto immediatamente della differenza che si crea fra coloro che seguono l'informazione in internet e quelli che non la seguono. Nel nostro esempio classico, chiaramente, nel momento in cui la persona vedeva uno dei nostri film sull'11 settembre, immediatamente, diciamo, se non era del tutto convinto che si trattasse di un inside job, se non altro sapeva che c'era legittimo porsi dei dubbi. Mentre le persone che non frequentano internet, che non sono abituate ad avere la loro informazione dalla rete, seguono solamente l'informazione mainstream e quindi rimangono al di là di questa barriera. Digital divide, semplicemente in inglese vuol dire barriera digitale, ed è quella che separa appunto le persone, che è una barriera purtroppo sempre più profonda, purtroppo e per fortuna da un certo punto di vista, perché purtroppo perché moltissimi rimangono indietro e diventa sempre più difficile raggiungerli, per fortuna perché la parte di persone che si informano in rete è sempre maggiore, quindi c'è la possibilità di un vero scambio di informazioni. Questo è un discorso molto generico, poi se ci saranno domande parleremo anche più nel dettaglio. Intanto restituisco la linea a Giulietto Chiesa. Vorrei fare una proposta stasera, però prima di arrivare a questa proposta, che so che qualcuno prenderà un po' provocatoriamente, vorrei spiegarvi che cosa penso io. Invece che chiamarlo digital divide, lo chiamerei intellectual divide, perché in realtà noi tutti, anche voi, mi dispiace, siamo stati da 50 anni, 45 anni, sottoposti a un gigantesco bombardamento che ci ha un po' tutti istupiditi. Gigantesco, perché se voi fate un po' di calcoli e guardate il palinsesto di un qualunque canale televisivo, italiano, straniero, non importa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uguale, scoprirete con qualche stupore che l'informazione dentro un palinsesto televisivo non copre neanche il 5%. Che cos'è il restante? Fatemi questa domanda: che cosa è il restante 95-96%? Si chiama intrattenimento e pubblicità. E questo 95-96% è molto più importante delle informazioni dei telegiornali. La battaglia non si è mica combattuta sul 5%, si è combattuta sul 95%. E coloro che hanno in mano le televisioni badano solo al 95%, che costa un sacco di soldi. Perché? È perché è con questo 95% che si è cambiata la testa nostra e dei nostri figli, non con l'informazione. Questo è un punto chiaro, secondo me.
Perché? Perché in questo momento 40 milioni di italiani guardano la televisione, ci piaccia o non ci piaccia. Questo è il primo punto. Allora io dico, il Movimento 5 Stelle ha il 25% dei voti, 9 milioni di elettori, e io mi pongo questa domanda: perché il Movimento 5 Stelle non raccoglie i 40 milioni che ha messo da parte giustamente per fare una televisione nazionale che li costringerebbe a difendersi tutti i giorni? Perché vedete, per lanciare un canale televisivo ci vuole un sacco di soldi. Se la frequenza non sai qual è, il pubblico ti deve trovare, ma in questo caso questa televisione in un colpo solo avrebbe 9 milioni di spettatori potenziali e potrebbe dire delle cose che nessuno ha mai ascoltato, e non solo in termini di informazione, potrebbe fare intrattenimento, potrebbe far divertire la gente, potrebbe giocare sui sentimenti come loro stanno giocando coi sentimenti. Io non vorrei fare una televisione come quella dei nostri avversari, voglio fare un'altra televisione, vorrei fare un'altra televisione, non ne ho i mezzi, ma credo che noi possiamo avere la forza tutti insieme di mettere in campo un'altra comunicazione, non solo un'altra informazione. Si può? È pieno, guardate, io sono un giornalista e so benissimo quello che voi pensate della categoria dei giornalisti, che fa schifo, ovviamente. Io ogni tanto quando mi dicono sei un giornalista mi vergogno un tantino, però vi posso dire una cosa, che è pieno nelle redazioni dei giornali, anche dei giornali che cacciano in continuazione fango sul Movimento 5 Stelle, che raccontano bugie e ne raccontano su di voi come le hanno raccontate sulla guerra di Ucraina, come le hanno raccontate sull'ISIS, come le raccontano su tutti i fronti. Eppure nei giornali e nelle televisioni è pieno di gente che ne ha fin sopra la testa, che non può dire quello che pensa, che non può fare niente di interessante, che si vergogna del mestiere che fa. Allora, una televisione come queste potrebbe diventare uno strumento potente nelle mani del popolo italiano, non nelle mani del Movimento 5 Stelle, nelle mani del popolo italiano che deve costruirsi una difesa. Ultimo punto, perché io sono un po' andato un po' fuori il digital divide, però vorrei dirvelo. Noi abbiamo una guerra che sta cominciando, è una grande guerra. Non una piccola guerra, non una crisi locale. Guardate l'Ucraina 1, guardate il Medio Oriente 2, adesso guardate Hong Kong, la Cina 3 e fra poco sarà l'Iran 4. Noi siamo nel pieno di un inizio di una grande guerra. Io la chiamo la terza guerra mondiale. Si può dissentire, però ritengo che il pericolo sia altissimo. Bene, non abbiamo il tempo. Senza questo strumento non avremo il tempo di parlare a milioni di persone per dirgli difendetevi, cominciate a difendervi. E la prima cosa per difendere, io la propongo subito, ve la propongo come uno dei temi del futuro, ragionateci sopra. La prima cosa da dire: l'Italia deve stare fuori da questa guerra, l'Italia deve diventare neutrale e uscire dalla NATO domani. Porre questa questione è una questione vitale per i nostri figli, e questa questione io sono molto contento di sentire i vostri applausi, perché sono convinto che questo applauso sarebbe anche una grande iniziativa del Movimento 5 Stelle, perché si porterebbe dietro milioni di italiani. Io sono convinto che ci sono milioni di italiani in grado di capire questa parola d'ordine, e quindi vi chiedo: fate quello che potete perché questa parola d'ordine diventi la parola d'ordine di una grande parte del popolo italiano. Grazie. Allora Massimo, invece tu prima ci stavi raccontando i passaggi dell'internet. 10 anni fa tu hai iniziato con il tuo sito e potevi solo pubblicare degli articoli, e poi è successo che è arrivato YouTube ed è possibile quindi immediatamente caricare, no, quello che produci in un canale YouTube. Quindi raccontaci questo passaggio e poi questo che è diventato il digital divide in Italia. Prima di tutto vorrei dire un'ultima cosa: la televisione di cui parla Giulietto non esiste ancora, però esiste già un canale che è fatto da lui che si chiama Pandora.tv, che ha tutte le prerogative per diventare un giorno quella televisione. Ormai fanno quotidianamente informazione, io stesso per sapere cosa è successo corro a vedere il suo sito, me ne vergogno un po', lo ammetto.
ed è comunque è il seme di un'iniziativa, ovviamente non è niente di grandioso, fanno quello che possono e sono eroici rispetto ai mezzi che hanno per il prodotto che danno, perché io conosco bene la televisione, so cosa vuol dire mettere in onda 10 minuti puliti di informazioni ogni giorno, vuol dire lavorare 24 ore almeno 10 persone per mettere quei 10 minuti, tutti pensano che 10 minuti vengano fuori così. Io conosco bene, ho conosciuto nel passato le redazioni delle varie trasmissioni televisive, sia in italiane sia quando vivevo negli Stati Uniti, e vivono costantemente con l'angoscia di decidere che cosa mettiamo in onda. Comunque questo è un discorso che magari facciamo un attimo dopo. Rispetto al digital divide, prima parlavamo di una cosa che in effetti è molto significativa. Io ho iniziato 10 anni fa a occuparmi di internet, io vivevo negli Stati Uniti, ho vissuto l'11 settembre come tutti alla televisione, e da quel pomeriggio ovviamente per me non è stata più la stessa cosa. Ho cominciato a informarmi, ho visto che in Italia non c'era nessun sito, mentre in America nel 2002-2003 venivano fuori già dei siti che cominciavano a mettere in dubbio la versione ufficiale, in Italia non c'era ancora niente. Ho cominciato a mandare articoli ai primi siti italiani che esistevano, e poi alla fine ho fatto il mio, è diventato quello che è diventato, e sulla ricerca sull'11 settembre noi abbiamo costruito 10 anni di lavoro. Ma ricordo per esempio che quando feci il mio primo montaggio sul famoso aereo del Pentagono, fece il primo montaggio di quello che poi sarebbe diventato il capitolo di un film che molti magari di voi hanno visto, che si chiama Inganno Globale, non sapevo dove metterlo, cioè io faccio regista di mestiere, quindi me lo sono fatto il mio montaggio, ma poi non sapevo come farlo vedere. E mi sono messo a cercare in rete, ho trovato un signore che si chiama Rodrigo Vergara, che aveva Arguiris.tv, il quale gentilmente mi ha ospitato, perché io sul mio sito non potevo mettere un video, perché la banda che avevo non era sufficiente. Quindi ancora nel 2004-2005 eravamo in un'era preistorica rispetto ad oggi. Fino a quando non è arrivato YouTube, nulla di quello che stiamo vedendo oggi sarebbe stato pensabile, non solo possibile. Quindi rendiamoci conto che siamo di fronte ad un'accelerazione ben difficile da apprezzare di quello che sta succedendo. La curva d'accelerazione della curva dell'informazione nella storia dell'umanità è una cosa incredibile. Fino al 1500 non c'era neanche la stampa dei libri, esistevano solamente 18 libri copiati a mano degli amanuensi. Poi venne l'invenzione della stampa, che fu la prima grande rivoluzione della comunicazione. Abbiamo dovuto aspettare 500 anni per vedere la seconda grande rivoluzione, che è stata radio e televisione il secolo scorso, ma fino ad allora si trattava sempre comunque di mezzi di comunicazione verticali, top down, dall'alto verso il basso, dove c'era qualcuno che decideva cosa gli altri devono sentire e gli altri che potevano solo ascoltare. Internet, che è la terza grande rivoluzione, permette finalmente di dialogare in orizzontale, cioè tu dici A, io dico B, e tu, la persona che legge, decide se C o A o B, e quindi siamo veramente tutti alla pari. Questa situazione ci ha imposto anche di diventare estremamente precisi sulla ricerca delle fonti. Voi non avete idea della quantità di palle che vi raccontano Quark e Superquark, i padre, figlio, Angela, perché loro non hanno nessun modo di, nessuno che li contesti. Io ogni tanto ci provo, quando vedo una caterva di stupidaggini di troppo grande faccio un piccolo video dove prendo quello che loro hanno detto e lo faccio vedere. Ma comunque sia, ora siamo arrivati finalmente a una fase nella quale si può comunicare in modo orizzontale direttamente fra tutti, quindi quello che lui dice è molto meno lontano di quello che può sembrare oggi, proprio perché stiamo vivendo nella fase più acuta della curva, nella fase più acuta dell'accelerazione della comunicazione. Questo però non significa che possiamo star lì a casa e aspettare che questo succeda. Quindi è anche questa curva sarà tanto più veloce quanto più ciascuno di noi si darà da fare per cercare di tirare dentro quelli che sono rimasti dall'altra parte della barriera, e almeno quella parte che può essere più sensibile, che può essere anche più prona magari ad accettare certi discorsi, cercare di tirarli di qua, di farli entrare nella rete, di dargli accesso a informazioni diverse, perché più persone passano da questa parte della barriera e più veloce sarà il completamento della curva. Allora Giulietto, ti volevo chiedere un esempio. Volevi fare una domanda, la puoi fare subito, sì. Buonasera, vorrei fare una domanda a lei su un argomento che divide molto l'opinione pubblica, è quello delle scie chimiche. Cioè, alcune persone, è un argomento molto complesso. Molte persone dicono, a chiunque supporti questa tesi delle scie chimiche, che sono dei complottisti, non hanno alcuna credibilità. Io credo che lei però una credibilità la può avere, quindi se mi dà. Io come dire, sono con Massimo, siamo ormai 13 anni che siamo
bersagliati da tutti quelli che parlano di complotto. Normalmente complotto è, diciamo così, complottista è uno che fa i complotti, non è uno che li studia. Noi li studiamo i complotti, cerchiamo di spiegarli. Il complotto più grande che ci hanno spiegato è stata la versione ufficiale dell'11 settembre. Tutti quelli, e Mazzucco lo sa, tutti quelli che abbiamo incontrato in questi anni e che ci hanno dato dei complottisti non sanno nulla di ciò di cui si sta discutendo, perché ogni volta che si va nel merito... Vai col megafono? Esageriamo i complotti, no? Questa è la dimostrazione che i complotti esistono. Europea. Sì, ma stava facendo un intervento. Centrale. È mancata proprio la luce, ragazzi. Ah, è mancata il timing per la luce. Dai, io do la luce. Proviamo? Proviamo a voce! Chi è che urla? Dani, Dani, avvicinati, se no non prendi l'audio. Dobbiamo parlare senza più microfono. Gentilmente, se fate piano, ci aiutate a farci capire. Facciamo grazie. Come Lenin sulla Piazza Rossa che parlava senza microfono. Allora. Per chi mi può sentire, ovviamente la questione, la parola complottista, una parola. E dove sta il megafono? Andiamo a cercare un megafono. C'è un megafono. Mentre lo cercate io parlo. Diciamo, l'epiteto complottista serve semplicemente per chiudere la discussione. Cioè per impedirti di parlare, cioè ti mettono un'etichetta ancora prima ancora che tu hai argomentato. È quello che succede regolarmente. Non ci si può far niente, perché chi è che controlla questi talk show? A proposito, tutti i talk show sono un teatro, come forse voi molti di voi hanno capito. Non c'è un solo talk show che sia una vera discussione, sono tutti spettacoli, dove c'è un conduttore che è il conduttore del programma, poi c'è un secondo regista che è il regista delle immagini. Ecco il megafono. Bravo. A fanculo marino. Dicevo. Pulsante, pulsante. Accendilo. È acceso. Si sente? Sì. Allora, dicevo, vi sarete accorti che non ci sono talk show dove si discute, i talk show sono degli spettacoli dove ci sono, no, dove c'è non un regista solo, ce ne sono due di registi. Uno è quello che conduce la trasmissione, l'altro è quello che tiene d'occhio le telecamere. Per cui voi state dicendo una cosa intelligente, ma lui fa vedere uno che ride mentre voi dite la cosa intelligente, quindi quello che avete detto sparisce dalla circolazione e così via. Quindi noi siamo, io sono abituato, Massimo è abituato, sappiamo come funziona. Sappiamo anche che però noi abbiamo studiato le cose e le cose sono, come dire, imbattibili. Per esempio, scie chimiche o geoingegneria. Sul fatto che esistano le scie chimiche o geoingegneria non ci piove. È evidente che ci sono. Fate la prova domani, alzate gli occhi al cielo, se il cielo non è nuvoloso e le vedrete. O vedrete le loro conseguenze. Io l'ho fatto decine di volte. Esiste una documentazione impressionante che ci dice che qualcuno sta gettando nell'atmosfera qualche cosa. Esattamente che cosa? Esattamente che cosa noi non lo sappiamo ancora, ma due o tre cose sappiamo. Grazie Stefano. Pronto. Dicevo, sì, forse va meglio. Dicevo, che cosa si sta mettendo nell'atmosfera non lo sappiamo ancora con precisione. Sappiamo che ci stanno mettendo dei metalli di varia composizione chimica. A che cosa servono non lo sappiamo ancora. Ma sappiamo una cosa ormai, che si tratta di un programma militare
che è stato previsto dallo scienziato famoso americano Edward Teller, uno dei padroni, o meglio, dei creatori della bomba atomica americana. Teller lo disse all'inizio degli anni 90, bisogna creare una barriera nell'atmosfera in grado di fermare il riscaldamento, o perlomeno di limitare il riscaldamento climatico. È molto importante capire questa cosa. Se tu riduci la quantità di calore che arriva sulla Terra, ottieni una riduzione del riscaldamento climatico. E per fare questo devi creare il cosiddetto effetto albedo, cioè l'effetto della luce che colpisce una superficie chiara e viene in gran parte riflessa verso l'alto. Se la superficie colpita è scura, questa energia viene assorbita dall'oggetto colpito. Quindi l'obiettivo, secondo questa dichiarazione di Teller, è ridurre il riscaldamento climatico attraverso questo sistema. Vero o falso, non lo sappiamo. Però Teller aggiunse una cosa, attenzione, molto importante, fino allora disse: noi di queste questioni non le possiamo parlare con la gente non ci capirà e quindi bisogna tenerle nascoste. E scrisse Teller: occorre un'intesa di tutti i paesi dell'Occidente che ci consenta di attuare questo programma su larga scala senza che le opinioni pubbliche siano informate di quello che sta accadendo. È scritto, l'abbiamo pubblicato sul sito megachip.info, abbiamo pubblicato i documenti, sono tutti documenti accertati e chiari. Quindi stanno facendo un programma militare usando gli aerei militari dei paesi della NATO e forse non solo dei paesi della NATO per creare questo, come dire, questa barriera. Ora, la questione qual è? La questione sotto questo profilo è molto semplice. Loro si rendono conto benissimo che non possono fermare il cosiddetto sviluppo economico. Lo sviluppo economico produce gas a effetto serra, anidride carbonica e metano. Bisogna fare in modo, siccome non si può fermare lo sviluppo economico, bisogna fare in modo che ci sia un'altra barriera che riduce il riscaldamento, perché il riscaldamento sta producendo una serie di sconquassi ecologici su scala planetaria, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico e dell'Antartico, lo scioglimento dell'Himalaya e lo scioglimento di tutti i principali ghiacciai del mondo. Questo comporterà alcune conseguenze gigantesche che modificheranno interamente la nostra vita e quella dei nostri figli, per esempio l'aumento del livello del mare, una, la modificazione delle correnti marine, due, la modificazione delle condizioni climatiche. A questo si aggiunga che gli americani, che sono molto informati di questa situazione, hanno varato un programma, ve lo comunico perché questa, altro che complottismo, questo è un documento ufficiale dell'aeronautica degli Stati Uniti d'America, che prevede per il 2025, tra 10 anni circa, owning the weather, la parola giusta è dominare il clima. Da qui al 2025 gli Stati Uniti si apprestano a detenere il controllo monopolistico del clima dell'intero pianeta, il che vuol dire che uno dei modi per condurre la prossima guerra non sarà quello di lanciare i missili, ma è quello di distruggere un paese modificando le condizioni ambientali in cui agisce l'esercito avversario e il paese avversario. Voi capite che stiamo andando di fronte a un'epoca totalmente diversa da quella che conosciamo. Per cui la questione delle scie chimiche è una questione importantissima, bisogna scoprire il più in fretta possibile che cosa stanno facendo. E quindi noi, io per esempio, insieme a un gruppo di amici e a una parlamentare europea che si chiama Tatiana Zdanok, deputata della Lettonia, abbiamo l'anno scorso lanciato una petizione e siamo andati al Parlamento europeo e abbiamo chiesto al Parlamento di indire una commissione straordinaria d'inchiesta per dare una risposta a questa domanda a cui nessuno vuole rispondere, perché voi capite che non si può dire la verità su questo.
se viene fuori questa verità diventa un problema drammatico di sopravvivenza dei gruppi dirigenti dell'Europa tutta intera, compreso il nostro governo, che sicuramente, se non il governo, almeno i comandi militari sono a conoscenza di questa cosa. Quindi qui non c'è nessun complotto, qui ci sono delle richieste precise da fare al Parlamento europeo, ci diano delle risposte su che cosa si sta facendo nei cieli. Negare non è più possibile, quello che si vede, si tratta ormai tra l'altro non solo di aerei militari ma di droni. I droni sono quelli che vedete in cielo, non sono più aerei di linea, prima erano aerei di linea, poi erano aerei militari, adesso sono droni che si muovono ad alta intensità in continuazione e che possono creare modificazioni climatiche nello spazio di una sola giornata. Quindi questo è quello che bisogna secondo me fare, rispondo alla questione. È ovvio che se tu sollevi questa questione in un qualunque dibattito pubblico, la prima cosa che ti sentirai dire sarà sei un complottista. Ma le cose che vi ho detto, se dessero la possibilità di parlare, di raccontarle, sono già provate. Tutti questi documenti di cui ho parlato sono documenti facilmente accertabili, ottenibili, leggibili, e quindi non c'è nessun complotto da rivelare, c'è semplicemente da dire dateci una risposta su quello che state facendo. Pensate allora per un istante alla mia proposta di prima, se invece di dover andare in un talk show guidato da Enrico Mentana si direbbe la prima cosa, ah, Giulietto Chiesa è un noto complottista, io avessi la possibilità di fare una trasmissione intera che dura un'ora in cui leggerei questi documenti uno per uno e farei vedere le scie chimiche come si creano, dove avvengono e come, voi capite che la parola complottista sarebbe cancellata dal vocabolario. Ecco un'altra prova che dice che abbiamo bisogno di avere una nostra televisione. Posso dire una cosa? Posso fare una, dire una cosa? Oriana Fallaci, nel libro Viaggio a New York negli anni 60, col megafono, ma non si sente niente, guarda, io non c'è allora, sulle scie chimiche scrisse già nel 1960 Oriana Fallaci, Viaggio a New York, documentatevi, pagina 30, a New York facevano questi esperimenti, ci fu un nubifragio e il sindaco dovette pagare i danni perché era al corrente di questa sperimentazione. Non so se lei, professore, non lo sapevo. Pagina 30 mi pare, comunque il libro di Oriana Fallaci, Viaggio a New York, e anni 60, quindi è una cosa che tutti sanno. Cioè, vorrei solo aggiungere una cosa. Dovettero pagare i danni, è tutto documentato, perché io guardo sempre il cielo e al mare, proprio tantissime sono. Anche oggi pomeriggio chi ha guardato da quella grazie parte, e buonasera. Lunghe scie che adesso si sono trasformate in questa porcheria che abbiamo qua sopra. Vorrei dirvi una cosa a proposito delle scie chimiche, per quelli che fanno i pinti tonti. Lo stesso nostro Presidente della Repubblica ha dato la conferma che esistono. Il fatto è molto noto ed è molto semplice. Una signora di una città qua vicino a Roma, a un certo punto, stufa dal fatto di vedersi irrorare tutti i giorni la sua valle, quindi il suo orto e le sue coltivazioni, con le scie chimiche, ha scritto direttamente al Presidente della Repubblica. La risposta del Presidente della Repubblica, che potete leggere nel documento ufficiale in internet, il Presidente Napolitano dice, gentile signora, mi rendo conto delle sue angosce, dei suoi problemi, la capisco, eccetera, eccetera. Sappia che questo è un problema che è al di fuori della mia portata, dovrà rivolgersi per avere soddisfazione agli organi competenti, in questo caso il Ministero della Difesa. Quindi il Presidente Napolitano A. ammette che esiste il problema, B. ammette di non poterci fare nulla, quindi da questo potete capire quale sia la dimensione sovranazionale del problema, e C. ci dice andate in Ministero della Difesa perché ovviamente è un problema che riguarda i militari. Ma non è il capo dei militari, diciamo, in teoria. Tanto qualunque cosa gli si dice, lui la risolve. Se volete fare qualche domanda, io direi, visto che la formula funziona bene, il microfono a disposizione, volete avvicinarvi, fare le domande, noi siamo qua. Volevo solamente dire che c'è un documentario approfonditissimo, ce ne sono tantissimi. Vicino alla bocca al mio. Ce ne sono, scusate ragazzi, non so bravo. Ce ne sono tantissimi di documentari a riguardo, e io ovviamente non è che sono uno scienziato,
però cioè, mi sono documentato al massimo e ce n'è uno che è particolarmente interessante, di una scienziata che il giorno dopo ha fatto questo documentario, è scomparsa, che parla della geoingegneria, delle scie chimiche e di tantissimi effetti dell'ambiente cui non ci vengono mai raccontati, e si chiama Sofia Smalstrom. Grazie. Sofia Smalstrom Storm. Sofia Smalstrom. Grazie. Ci sono. Raffa. 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 Prova. Allora, buonasera. Io volevo fare una domanda, volevo sapere, allora, questi composti che vengono irrorati, diciamo, dove vengono fabbricati? Io so che più o meno si tratta di nitrati d'alluminio e che non solo servono al controllo del clima, ma diciamo sotto ci sono delle sperimentazioni militari per quanto riguarda anche la trasmissione di frequenze che possono alterare la coscienza umana attraverso la ghiandola pineale. Esatto. E, niente, si sa dove fanno questi composti, si sa chi è che trasporta, dove vengono caricati, se gli aeroporti militari. Ovviamente no, non è che si sa dove li fanno né dove li carichino, ma non è che sia questo il problema. Giulietto, io ho fatto Giulietto, l'anno scorso una poi torniamo sul digital device. Poi torniamo sul digital device. Sono nate inizialmente come richiesta da parte del Pentagono per creare delle situazioni atmosferiche, cioè non ha niente a che vedere con quella che lui chiama geoingegneria, è la nuova scoperta di adesso che viene usata per certificare un problema che esiste ormai da 20 anni. Quindi, come dicono gli americani, quando i buoi sono scappati dalla stalla e ormai tutti possono alzare gli occhi al cielo e accorgersi del problema delle scie chimiche, ecco allora che ti inventano la risposta e ti spiega o sembra spiegarti che cos'è che stanno facendo. Ah, ma è la geoingegneria, allora ci stanno proteggendo per il nostro bene, quindi non c'è nessun problema. In realtà non è così, anche perché questa idea della geoingegneria esiste all'interno della galassia delle scie chimiche, ma da quando i militari hanno scoperto questo giochino meraviglioso che puoi salire su un aereo e metterci su qualunque cosa, spruzzarla dovunque vuoi tu e nessuno ti chiederà mai niente, è chiaro che lì se ne hanno viste di ogni, cioè praticamente c'è la volta che fanno l'esperimento per far piovere, c'è la volta che fanno l'esperimento per non far piovere, c'è la volta che magari arriva uno del Pentagono, del Dipartimento Speciale che dice vuole fare un piccolo esperimento con questo piccolo morbo, posso tirare questo bacillo magari su una piccola cittadina del Canada e vediamo cosa succede alla gente, tanto per fare un esperimento, cioè c'è dentro di tutto. Nel momento in cui è un'operazione fuori controllo, della quale nessuno è in grado di chiedere conto ai propri governi, dobbiamo per forza di cose immaginare che ci siano diversi utilizzi, quindi nessuno degli utilizzi che vi verrà mai raccontato sarà comunque la risposta definitiva al problema delle scie chimiche. Tra l'altro voglio fare un altro piccolo esempio che riguarda, tornando indietro al problema della comunicazione e dell'informazione, se voi guardate gli atlanti quando andavo a scuola io tantissimi anni fa, ma anche fino a 20 anni fa, vedrete che nella classificazione delle nuvole ci sono i cirri, cirrocumuli, cumuli, nembi, nembostrati, eccetera eccetera, e basta. A partire dal 2004-2005 nell'atlante delle nuvole della NASA, che viene adottato adesso ufficialmente dai maestri elementari delle scuole americane, c'è una nuova categoria che si chiama la contrail persistente. Contrail è la scia di condensa, che sarebbe quella che ufficialmente viene rilasciata da un aereo, che è l'opposto della chemtrail, che invece è la scia chimica, che contiene qualche additivo chimico. Adesso hanno elevato, siccome tutti le possono vedere, allora hanno aggiunto questa categoria, che non è mai esistita, di scia di condensa permanente, per cui anche il bambino che oggi alza gli occhi al cielo e vede la scia chimica dice vabbè, ma è un tipo di nuvola, quindi non c'è nessun problema. Quindi la vera battaglia si svolge veramente a livello di informazione, perché è vero appunto che internet ha dato accesso a tutti per avere le informazioni che vogliamo, ma ha dato anche accesso ovviamente alla controinformazione, alla disinformazione, per cui è diventata una battaglia mostruosa. Torniamo quindi al discorso originale, che ognuno, se vuole capirci veramente qualcosa, deve armarsi di santa pazienza, non prendere per buono né quello che dico io, né quello che dice lui, né quello che dicono i nostri avversari,
prendere tutto, valutare e fare la propria ricerca e farsi una propria opinione. È una crescita che ci aspetta a tutti noi, è un lavoro che tutti dobbiamo fare, è l'unico modo per fare un passo in avanti. Vorrei solo chiedere una cosa. Una volta ti amplifico io, se ti sento ti amplifico io. Della realtà qual una è? Una volta presa coscienza della realtà? Qual è? Qual è? Quali sono gli strumenti che abbiamo in mano per poterci difendere? Perché non sappiamo tante volte, di fronte a tanti problemi, non si sa cosa fare, anche cose più semplici. Capito? Se domani mattina la conoscenza, ma una volta che sappiamo che c'è, che ci sono, certo, capito la domanda. Chi ci ascolta? Se domani mattina 56 milioni di italiani si svegliassero e fossero tutti coscienti contemporaneamente che l'11 settembre è stato un alto attentato, dopodomani alle 4 del pomeriggio finisce la nostra alleanza militare con gli Stati Uniti. Ed è questo che non mi fa avere fiducia, perché la gente è sorda. Tu hai capito? Ho detto se domani mattina tutti si svegliassero, ovviamente è un sogno che non si realizzerà, ma la strada è questa, l'informazione secondo me. Nel momento in cui tutti, la maggioranza delle persone sapessero le cose che noi qui sappiamo questa sera, le cose cambiano automaticamente. Ciò che permette di non cambiare è il fatto che siamo ancora una minoranza. È sempre lì il problema. Aristotele. Come? Siamo troppo, ma che possiamo fare? Più che. No, siamo troppo, ma siamo molti di più di 10 anni fa. Andare avanti, ma è lunga la strada. Ascoltami, io ho iniziato 10 anni fa in internet, i miei articoli li leggevano 200 persone. Quando facevo 300 lettori strappavo lo champagne. Oggi i miei articoli arrivano a 8-10 mila letture. Non è niente, ma è 100 volte più di 10 anni fa. Parliamo sempre della curva. Non si può guardare la storia come una fotografia, bisogna sempre guardarla come un film. Quindi devi sempre guardare quello che c'è prima e cercare di immaginare quello che viene dopo. Non possiamo fare altro. Allora, torniamo un attimo all'argomento principale, poi proseguiamo anche con le vostre domande. Volevo chiedere a Giulietto Chiesa, ad esempio, come il Digital Divide si può di nuovo raccontare quello che è successo nella situazione ucraina. Non so se tutti qui sono informati nel dettaglio di quello che ci è stato raccontato e di quello che invece potevamo andare a trovare in internet come informazione dei fatti reali, e quindi su questa cosa qui ti volevo chiedere magari un discorso generale su quello che secondo te è successo, da quello che hai potuto conoscere, no, dei tuoi contatti, e eventualmente anche raccontarci quello che è successo con l'abbattimento dell'aereo dell'Air Malaysia in Ucraina. Sì, devo dire, da questo punto di vista, questi mesi io ho seguito molto da vicino la guerra attraverso PandoraTV.it, che ricordava Mazzucco. Noi abbiamo seguito da febbraio in avanti praticamente tutti i giorni l'andamento della guerra in Ucraina, cosa che voi non avete potuto fare. Voi, tutti voi che siete qui, che siete già i meglio, perché siete informati, se no non sareste qua. Bene, vi posso dire che gli italiani, nella loro grande massa, non hanno visto quasi niente di quello che è accaduto in Ucraina, quasi niente. A cominciare dalla piazza Maidan, dove c'era la rivolta che le televisioni italiane definivano la rivolta del popolo ucraino. Non era vero niente. C'erano 20.000 persone, di cui 10.000 erano delle persone simpaticamente ingannate, e gli altri 10.000 erano nazisti armati che andavano in piazza armati di fucile, di pistole, di lanciafiamme. E io, che avevo a disposizione tutte le immagini dei canali russi, perché io me li vedevo tutti i giorni, io vedevo i poliziotti della piazza Euromaidan bruciati vivi dai lanciafiamme. Voi questi non li avete visti per niente. Cioè, in poche parole, io ho potuto utilizzare la rete per far vedere a quelli che andavano su Pandora TV le immagini che 40 milioni di italiani non hanno visto, semplicemente non sanno nulla. Io per esempio su Pandora TV, se avete voglia andate a vedere, perché sono documenti assolutamente drammatici, senza precedenti. Il 2 di maggio il 2 di maggio di quest'anno, a Odessa, non so quanti di voi lo sanno,
A Odessa sono state ammazzate più di 180 persone nella casa dei sindacati, dove si erano rifugiati, erano tutti russi ed erano tutti ortodossi di religione, pregavano e sono stati assaltati da una masnada di 200, 300, 500 nazisti che li hanno costretti a rifugiarsi dentro la casa dei sindacati e poi lì li hanno uccisi ad uno, abbiamo la documentazione, stasera andate a vedere su pandoratv.it, guardate il documentario sui morti di Odessa, un pogrom programmato, è titolato così, lo trovate, guardatelo e vi rendete conto che 30 milioni di italiani, se non 40 o 50, hanno avuto un'informazione totalmente falsa di tutto ciò che è accaduto in Ucraina. E così come, faccio questo esempio perché mi è stato chiesto, vi ricordate il Boeing 777 delle linee aeree malaysiane abbattuto nel cielo dell'Ucraina? Strana cosa. Ve lo ricordate? Sì. Bene. Il giorno dopo l'abbattimento noi abbiamo visto che tutti i media, tutti, senza eccezione alcuna, quel giorno me lo ricordo perché ho passato in rassegna tutti i telegiornali italiani, ho letto tutti i giornali italiani, all'unanimità, dopo un giorno, il verdetto era già definito, sono stati i ribelli russi del Donbass che hanno avuto le armi da Putin, Putin è l'assassino, 297 passeggeri innocenti. Bene. Dopo di allora la notizia del Boeing è sparita da tutti i media internazionali, completamente sparita, non se ne parla più. Io ho fatto uno scoop mondiale, sono molto contento, perché ho pubblicato, unico al mondo, un documento ufficiale ucraino in cui si dice che quattro paesi sono il Belgio, l'Olanda, l'Australia e l'Ucraina si sono messi d'accordo, non si sa sulla base di quale decisione, non si sa chi l'ha presa questa decisione, di tenere segreti tutti i dati sull'abbattimento del Boeing 777. Voi capite che cosa significa? Significa che noi non sapremo più niente di quell'abbattimento perché le prove ormai, e sono numerosissime, ci dicono che l'aereo è stato abbattuto da un caccia Sukhoi 24 dell'aviazione ucraina, che si aspettava che l'aereo cadesse sul territorio ucraino, invece è caduto in mano ai ribelli, i quali ribelli hanno recuperato le scatole nere e le hanno consegnate alla commissione d'inchiesta. Adesso sappiamo con precisione che quell'aereo non è stato abbattuto da un missile terra-aria e che quindi i ribelli del Donbass non erano minimamente responsabili. Ma voi non ne saprete niente perché l'Ucraina ha il diritto di veto su ogni informazione che emergerà in merito all'abbattimento del Boeing. Ecco, io in questi mesi ho lavorato con Pandora TV usando le immagini della televisione russa che vedevo attraverso internet e usando centinaia di link o di filmati che ricevevo via internet. Io ogni giorno le vedrete, perché se avete voglia di passare in rassegna questi materiali li vedrete, la potenza del web faceva sì che io diciamo alle 10 del mattino avevo a disposizione almeno 10 filmati girati a Donetsk, a Lugansk, cioè nelle zone di guerra, vedevo la guerra, la vedevo attraverso il fatto che c'era la gente con i telefonini che me lo mandava da un momento all'altro. Quindi noi, tra l'altro, ritorno al discorso della televisione, avendo una televisione come quella che io immagino, noi potremmo dare informazioni non solo sulle guerre lontane, ma sulla condizione dei lavoratori in ogni posto d'Italia, sullo sciopero, sulla manifestazione, su un'assemblea scolastica, su un'assemblea del Movimento 5 Stelle. Noi potremmo produrre un'informazione, una comunicazione che l'Italia non conosce, non ha mai conosciuto e non conosce neanche adesso. Quindi, anche la radio potrebbe essere... Ecco, esattamente. La stessa cosa io la sto... stiamo già studiandola, perché bisogna fare una radio e una televisione, perché ci sono migliaia di persone che vanno in macchina e se tu gli dai una radio potente che è in grado di parlare a tutto il territorio nazionale, e si può fare, tu sei in grado di parlare ogni giorno a 500.000 persone, 500.000 persone che avrebbero un'altra idea di quello che sta accadendo nel mondo. E aggiungo ancora, e ho finito a questo punto, però ha a che fare con il discorso che facevo prima sulla guerra.
e sul fatto che noi siamo nelle mani di un gruppo di persone di cui noi non ci possiamo più fidare. Guardate che se la situazione diventa difficile e drammatica, cosa che io penso sia all'orizzonte, perché questo paese affonda e nonostante tutti i tentativi di lobotomizzazione la gente capisce che sta affondando. Bene, io sono convinto che quando ci sarà una sollevazione o molte sollevazioni in Italia cominceranno a volare le bastonate e cominceranno a volare pensieri che non ci devono tranquillizzare. Questa non è gente che sta semplicemente rubando, questa è gente che sta preparando un vero e proprio colpo di Stato istituzionale. Ci stanno portando via gli strumenti istituzionali che sono destinati a far perdere il loro potere. Ci portano via il Senato, per esempio, e quindi ridurranno tutto a una sola Camera. Ci portano via, già ci hanno portato via il Parlamento, dove non si può decidere chi sono i nostri eletti. Questa gente sta distruggendo la struttura democratica del nostro Paese. E verrà il momento in cui, quando noi sentiremo in molti il bisogno di difenderci e di reagire, bene, allora loro decideranno qual è l'informazione da dare al mondo, al Paese. E se noi non abbiamo il nostro strumento, noi saremo soggetti in un giorno solo, in un momento solo, a quello che loro avranno detto da tutti e sette i canali, e non avremo nulla con cui replicare. E invece noi dobbiamo dotarci di uno strumento che ci consenta di dire: guardate che è in corso un colpo di Stato, guardate che ci stanno portando via la democrazia sotto il naso. Questo strumento io lo interpreto come un futuro modo per difendere la democrazia in Italia. Quindi pensiamoci seriamente, non è uno sfizio, sarà l'arma principale di difesa che noi avremo a disposizione tra uno, due, tre anni al massimo. Grillo, che dice? Ok, allora vediamo se, velocemente, se qualcuno ha qualche domanda. Abbiamo qui un altro piccolo megafono, così ve lo diamo per qualche domanda e poi andiamo a chiudere. È una domanda, ciao, sì. Per Giulietto, dov'è? Giulietto si sta allontanando. Aspettavano. Sì, no, la domanda era sull'abbattimento dell'aereo della Malesia, se Massimo, assolutamente. Glenn Thomas, quello che studiava l'Ebola a Kenema, molti hanno detto che hanno battuto quell'aereo perché uno studioso di Ebola a Kenema era su quell'aereo, stava andando, molti hanno detto questa cosa. Questo non posso rispondere perché non lo so, nel senso che non sono sempre notizie di seconda mano. Una cosa però importante che non ha detto Giulietta è questa, cioè mentre tutti i nostri media subito il giorno dopo, 18 agosto, 19 agosto, ci hanno riempito con la certezza che fossero stati ribelli ucraini, una settimana dopo il governo russo ha fatto una conferenza stampa che potete trovare su YouTube con il sottotitolo in italiano, nella quale non diceva ma mostrava i tracciati radar nei quali si vedeva un caccia che si avvicinava all'aereo 5 minuti prima di essere abbattuto, arrivava fino a 5 miglia di distanza da questo aereo. Ovviamente i caccia militari e gli aerei civili non dovrebbero volare alla stessa quota, quindi il fatto stesso che questo Sukhoi si trovasse alla stessa quota dell'aereo abbattuto è già un problema. Questo però nessuno di noi lo ha saputo, sarebbe bastato questo per porre il dubbio. Quindi è fondamentale, nel momento in cui si sente una notizia che ha un solo risvolto, andare immediatamente a cercare almeno anche la voce della controparte. Poi ognuno traga le sue conclusioni, nessuno è obbligato a credere né a una né all'altra, ma almeno impariamo a ragionare, impariamo a valutare noi, perché siamo di fronte a un sistema che ci mente sistematicamente. Allora ragazzi, possiamo continuare senza il megafono perché il proprietario del megafono deve andare via e quindi possiamo avvicinarci magari un attimino e continuiamo a dialogare. Parlo direttamente. No, c'è un piccolo particolare. Attenzione, attenzione. Raffaele. Viva la rivoluzione. Lottate. No, c'è un piccolo particolare, c'è stato un precedente all'abbattimento di questo dell'aereo della Malesia. Alcuni anni fa, non ricordo precisamente quando, ma lo potete cercare su internet, un aereo che faceva la rotta da Tel Aviv a Novosibirsk, nella parte meridionale della Russia, è stato abbattuto nello spazio aereo ucraino e portava, per curiosità, 80
ebrei russi che erano andati a Gerusalemme e tornavano a Novosibirsk. L'aereo fu abbattuto e poi alla fine la contraerea, cioè il ministero dell'Ucraina, della difesa, ammise che c'era stato un errore durante un'esercitazione e un missile terra-aria, logicamente di fabbricazione russa ma in mano agli ucraini, aveva abbattuto l'aereo. Uno dei tanti abbattimenti casuali che non sono poi così rari e che sono avvenuti nel Mediterraneo, ne potrei citare cinque. Ma un altro esempio è quello successivo durante il periodo dell'attrito tra Iran e Stati Uniti. Fu abbattuto un Airbus A300, a quei tempi c'erano l'A300 e non il 330, che sopra il Golfo Persico era pieno di 300 pellegrini iraniani che andavano alla Mecca. Questo fu abbattuto da un incrociatore americano che lanciò un missile terra-aria che arrivò a 10.000 metri d'altezza, cioè il normale livello di volo di un aereo di linea. E logicamente furono rimborsati economicamente dagli Stati Uniti. Non era certo possibile che un incrociatore americano riuscisse a scambiare la traccia IFF di un aereo di linea con un aereo militare, ma sono tanti, c'è anche un altro episodio. Per concludere, è vero che ognuno di questi casi ha sempre qualche cosa di sporco dietro, anche per esempio il famoso caso dell'Egyptair che fu abbattuto. Si sente poco, Massimo. Si sente? Il caso dell'Egyptair mi sembra proprio che fosse 911, tra l'altro il volo, non mi ricordo più di sicuro, 912, che fu abbattuto partendo da New York, e si disse che era il solito pilota islamico impazzito che gridava all'Akbar e si è buttato giù. Anche in quel caso lì c'erano sopra 30-40 militari egiziani e nacquero i sospetti. Però in tutti questi casi sarebbero, uso condizionale, delle guerriglie interne fra dei servizi di una nazione e un'altra nazione, eccetera, eccetera. Nel caso della Malaysian Airlines hanno usato invece un aereo civile per creare l'indignazione contro i ribelli, contro Putin, ce l'hanno fatto intenzionalmente, non per far fuori, magari c'era anche sopra quelli dell'Ebola, come diceva prima l'amica che ha parlato, ma lo hanno usato mediaticamente per dare la colpa a Putin e ai ribelli, per poter dire che Putin è cattivo e quindi cercare di provocare in realtà, perché poi la tesi è quella lì, a scatenare una specie di guerra partendo dall'Ucraina. Quindi è comunque un caso diverso in questo. Io credo che in ogni caso ci sia almeno un doppio aspetto. C'è l'aspetto pubblico che serve a tutti e poi c'è anche magari l'aspetto particolare in cui scopri che su quell'aereo in più c'era anche la nonna dello zio di quello che ti rompeva le scatole da piccolo, per cui ne hai approfittato e l'hai fatto fuori. Signori, io vi ringrazio tutti. Un'altra domanda? Scusate, io volevo solo ricordare una cosa a proposito del volo 17 e di tutta la storia dell'Ucraina. Dal primo giorno Obama ha detto che era stato un missile di Putin, quindi non c'è bisogno dell'informazione alternativa per capire certe cose. Cioè, l'hanno detto sui giornali senza una prova che una. Hanno accusato Putin, la Russia, che era stato un missile di responsabilità russo, quindi è chiaro chi c'è dietro. Come è stato per le armi di distruzione di massa di Saddam? Ancora le stiamo cercando, non ce stanno, l'hanno detto, noi ce lo dobbiamo ricordare, come il Movimento 5 Stelle si deve distaccare da queste persone che dicono menzogne, e non c'è bisogno, basta far funzionare la testa a mio avviso, perché le armi non si sono mai trovate. Distacchiamoci da queste persone. Andiamo tutti a fare la pappa. Chiudiamo un secondo. Buonasera a tutti.